1. Tenete a mente questa parola, dementirung. No, non è una parolaccia. 2. Immaginate di essere un tedesco, un puntiglioso tedesco. O un severo revisore dei conti europeo, oppure perché no, uno smaliziato investitore dei mercati finanziari, magari italiano. In queste ore di battibecchi fra Roma e Bruxelles sareste di sicuro lì ad attendere, appunto, la dementirung, ovvero la smentita. La smentita a quello che stanno dicendo i giornali italiani. Giovani politici di vecchissimo stampo, banchieri, padri di ministri, che chiedono consigli a bancarottieri massoni, mediatori con archivi segreti, oppure proprietari di palestre che si incontrano dentro ai ristoranti selezionando banchieri a conto terzi. Ma che paese vedono da fuori? Il padre della ministra delle riforme, per esempio, all'epoca vicepresidente di una delle banche che hanno travolto i risparmi di chi aveva creduto in loro, avrebbe chiesto aiuto a un personaggio del calibro del faccendiere Valeriano Mureddu. Indagato per una maxi evasione IVA, avrebbe raccolto un archivio segreto con dossier su personaggi e aziende, proprio a due passi da un vicino di casa di eccellenza, Tiziano Renzi. Già, perché in questo affare intricato e misterioso stanno saltando fuori incredibili contatti con personaggi oscuri della storia italiana. Mureddu avrebbe a sua volta chiesto aiuto al proprio mentore e padre spirituale Flavio Carboni, che avrebbe incontrato più volte per sua stessa ammissione il padre della ministra Boschi, in tempi più che inopportuni, quando cioè la Delfina di Renzi era già a capo del dicastero. Flavio Carboni, finanziere sardo, classe 1932, legato a doppio filo ai più oscuri misteri italiani. Negli anni 70 aveva contatti con la famiglia mafiosa Calò e la banda della Magliana. Negli anni 80 si legò a Licio Gelli, capo della P2, e fu l'uomo più vicino al banchiere Roberto Calvi nei suoi ultimi giorni, quelli precedenti alla tragica morte a Londra, tanto da essere accusato del suo omicidio, processato e poi assolto, condannato invece per il fallimento del Banco Ambrosiano. Sua sarebbe stata l'auto sulla quale pare fu trasportata Emanuela Orlandi. Carboni finisce poi nei guai con Denis Verdini nell'inchiesta su un'altra società segreta, la cosiddetta P3. Poi aggiungiamo che proprio Denis Verdini, già rinviato a giudizio per il crack al credito cooperativo fiorentino, oggi sceglie male la parola e dice che alle prossime elezioni si affilierà al PD. Poi smentisce, lui sì, e dice ho detto affiancare. Insomma, se voi foste un tedesco o un contabile di Bruxelles, non l'aspettereste la dementirung, la smentita a tutte queste storie? Ma tant'è, se foste dei tedeschi che aspettano la dementirung, forse non conoscereste il famoso motto: cambiare tutto per non cambiare nulla.